Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video. Dopo 3 milioni di anni che non faccio più video, sono finalmente tornato, soprattutto grazie alle vacanze, finalmente sono iniziate. E quindi iniziamo subito con questa nuova serie che ho chiamato Low Cost Games, giochi che si possono trovare su Steam o su Origin, prevalentemente su Steam, a prezzi ridotti, e si possono avere le key per Steam. Ad esempio per questo l'ho pagato a 1,99€, poi vi lascio il link in descrizione se siete interessati a comprarlo. E praticamente consiste nel... noi siamo dei gestori di un impianto sciistico. Iniziamo subito, ok. Presentiamo il veicolo, non si sa mai. Praticamente noi possiamo questo impianto sciistico, difficoltà normale, e dobbiamo gestirlo spazzando, battendo le piste. E poi abbiamo, volendo, ci sono anche delle missioni che si possono completare, ad esempio di soccorso, di trasporto, che ci danno dei soldi bonus extra. Poi volendo a un livello più alto, quando si hanno abbastanza soldi, si può anche decidere di comprare un hotel. E poi si possono comprare anche, noi inizialmente abbiamo una sola pista, e poi possiamo comprarne anche altre. Ok. Ecco, qui premendo R si va alla... si gestisce la stazione sciistica. Vedete il prezzo giornaliero, qua è $14, il raccomandato è 16, quindi mettiamo 16. Vedete, qui invece dice maintenance cost, il costo di mantenimento sono $1,800 al giorno, con la capacità massima di 80 persone all'ora. Quindi dobbiamo calcolare il nostro profitto, sarà 16, cioè il prezzo che mettiamo qui, per... e poi vedremo quante persone ci sono. Comunque il massimo è 80. Quindi adesso vedete 0% perché l'orario... l'orario iniziano dalle... eccolo qui, dalle 7 alle 22, quindi non è ancora aperto. Mentre qui, premendo sempre la R, possiamo comprare, spendendo dei soldi, possiamo comprare un negozio, scegliamo noi quale. Naturalmente vedete, questo è $500 al giorno, il costo di mantenimento cambia da giorno, cioè da negozio a negozio, e anche la percentuale di massima di ospiti all'ora. Io direi che per iniziare possiamo comprare un centro di formazione, $300 di al giorno per mantenerlo, e la capacità massima è 120. Mettiamo normale, ok. E volendo, una volta noi facciamo ok, però se per dire un'altra volta vogliamo cambiarlo, ci basterà fare remodel e possiamo cambiare. Naturalmente dobbiamo pagare la differenza. A posto. Adesso iniziamo subito a battere, oh mamma mia, la pista. Ok, andiamo qua a vedere questo punto. Ecco, una cosa che voglio farvi notare è che dice lì, è là sopra, vedete che c'è ci sono due barre, una piena con col fiocco di neve che indica, penso, la quantità di neve sulla pista o la temperatura, boh, e l'altra che è vuota e indica la battitura della pista. Qui praticamente non è battuta, quindi è vuoto, possiamo vederlo anche da qua. Vedete, questa è la nostra, quella che si è illuminata, quella che possiamo selezionare. Vedete che è luminosa, con l'otto luminoso, il numero della pista è luminoso, è quella che possediamo. E volendo, andando qui, possiamo assumere un una persona che batta la pista per noi, però in questo caso se voglio farvi vedere come si fa a battere la pista, quindi la battiamo noi. Poi il costo è anche elevato, avendo guadagni scarsi, la battiamo noi. Vedete, qua è vuoto. Adesso prendiamo il nostro spazzaneve, gatto delle nevi, cioè. Ok, andiamo a attaccare, vedete, è uscito sopra Q,
per attaccare. Torniamo indietro, prendiamo anche l'altra corazza. Q, ok. E adesso con la V abbassiamo la nostra attrezzo, mentre adesso lo rialziamo perché non siamo sulla pista, mentre con la G si seleziona l'attrezzo che vogliamo. Vedete, qui sempre ci dice che possiamo assumere un aiutante che ci batta la pista al nostro posto, però per ora la batto io. Ok, vedete, appena ho messo il attrezzo sulla neve ho iniziato a batterla. E noi adesso dobbiamo fare tutto il percorso della pista. In questo modo battiamo la pista. Ok. Vedete? La texture qua dietro cambia. Perché stiamo battendo la pista. Oh. Dobbiamo stare attenti perché dobbiamo seguire la linea della pista. E non schiantarci contro questi cartelloni qua. Adesso è un po' difficile, vedete, sono un po' uscito, mamma mia. Sì, sono uscito di brutto. Torniamo indietro. Ok, anzi, prendiamo questa striscia qua. Boom, ecco. E prendiamo la striscia, se ce la facciamo. Ok. Bene, adesso continuiamo. Là sono uscito. Ricominciamo, va bene. Ok, ricominciamo. Ecco, e adesso praticamente noi all'inizio possiamo una sola pista, poi accumulando i soldi possiamo comprarne altre. Possiamo comprare le sezioni sciistiche, quindi ci verrà automaticamente consegnata anche la pista annessa. O le piste annesse. Vedete, adesso qui è finita la pista, quindi non batte più. Vedete questa spiazza qui. E volevo far vedere adesso anche, guardate, vedete che si è un po' riempita la barra. Ecco, qui questa è l'altra parte della nostra stazione sciistica. Vedete, qua invece il prezzo è già settato. Vedete, adesso ci dice recommended price 18, quindi possiamo aumentare 18. E dopo quando scendiamo possiamo aumentarlo anche sotto. Ok, va bene. Adesso continuiamo qui a battere la pista. Penso che questa parte ve la velocizzerò, perché tanto questa è la stessa cosa, bisogna solo fare tutto il percorso. Quindi ci rivediamo quando ho finito di battere la pista. We'll be right back.
Ho finito di battere la pista, infatti l'indicatore è pieno, potete vedere anche qua, prendo ESC. Hanno iniziato ad aprire le piste, infatti noi stiamo, vedete, abbiamo il totale di quanto abbiamo speso e dei nostri profitti. Vedete, abbiamo Facility Income 34, che sono le, praticamente è il negozio informazioni, il ticket income sono i soldi che ci vengono dalla vendita dei biglietti per entrare all'impianto, il nostro impianto, che vedete qui è già settato in automatico 18, infatti sono uguali, quando cambi da una parte cambia anche dall'altra. 31%, vedete, adesso è utilizzato il 31%, infatti abbiamo 25 persone e abbiamo venuto 10 ticket. Ok, per questo video è tutto, mi raccomando, mettete un like se vi è piaciuto il video, commentate, iscrivetevi e condividete il video. Ditemi cosa ne pensate, se vi può piacere, se vi piace questo gioco. Ditemi voi, da Credo Superiore è tutto, ciao a tutti!